mondo della moda italiana. Dal suo lancio nel 1995, quando a Capri fu presentata la prima collezione di abbigliamento maschile, Harmon & Blaine è divenuto negli anni un marchio in continua espansione e pochi giorni fa ha aperto una nuova sede nel cuore di Parigi. Il gruppo è guidato dalla famiglia Menniti Montefusco con il motto «Anche da Napoli si può». Il nostro inviato è Franco Fatone. Yeah, boy. Check it out. Queste immagini si riferiscono all'inaugurazione, avvenuta pochi giorni fa, del nuovo punto vendita del gruppo di abbigliamento partenopeo Harmon & Blaine. Siamo nel cuore di Parigi. Il bassotto, simbolo del marchio, continua così la sua espansione. Ma perché, mentre tutti guardano ad Oriente, come alla Cina o al Giappone, Harmon & Blaine decide di aprire un nuovo punto vendita qui, a Parigi? Parigi è un faro nel contesto della moda internazionale, analogamente ad altre poche capitali, che possono essere Londra, Milano e New York. Parigi però ha un polo di attrazione per il mercato cinese. I cinesi che arrivano in Europa, i cinesi che viaggiano, possono saltare qualunque città, ma non saltano Parigi. Ma è vero che appena ha ricevuto la partita IVA, appena avete aperto, è stato contattato dall'ambasciata francese? È la dimostrazione di come si muove quella corazzata. Quattro giorni dopo aver avuto la registrazione, il numero di registrazione, abbiamo ricevuto una telefonata dall'ambasciata francese in Italia per dirci: benvenuti in Francia, avete bisogno di qualcosa? Domenico, detto Mimmo, è oggi il presidente del gruppo, fondato nel 1993 da lui con i suoi tre fratelli, Enzo, Paolo e Massimo. La famiglia Menniti Montefusco, con Harmon & Blaine, è passata da 8 dipendenti nel 1993 agli attuali 500. E se consideriamo l'indotto, di lavoratori se ne contano ben 1200. Con Mimmo facciamo il giro dell'azienda, ci si sposta da un piano all'altro, da un ambiente di lavoro ad un altro. Durante il percorso Mimmo ci racconta anche come in questa azienda ha visto sbocciare amori, matrimoni e nascere figli. Siamo nella cucina. Nella cucina significa qua. Nascono i prodotti. L'azienda ha il suo quartiere generale a Caivano, in provincia di Napoli, un territorio difficile, ad alto tasso di disoccupazione e di criminalità. Eppure, anche da qui, da Napoli, da questi territori, si può fare il bello e il ben fatto del nostro Made in Italy. Con l'inventiva, con la creatività, con la possibilità di utilizzare le risorse umane molto interessanti che si trovano in questo territorio, nulla ci è vietato. È anche vero che dobbiamo fare degli sforzi tre volte superiori ai nostri colleghi che sono allocati in spazi diversi. L'anno scorso questa azienda ha chiuso il fatturato a 98 milioni di euro e per quest'anno si prevede un più 7%. Un cambio di rotta c'è stato lo scorso anno, ad ottobre, con l'ingresso di un fondo di investimento privato. Il cambio è epocale, è entrato un nuovo amministratore delegato, è entrata una struttura di controllo, di gestione importante e le storie non finiscono qua. Dobbiamo attenderci la quotazione in borsa del gruppo? Io credo di sì, perché è la way out normale dei fondi di investimento. Il fondo entra, ti accompagna per i primi 4-5 anni, poi per la loro struttura devono uscire e il disinvestimento normalmente avviene o con la cessione a un altro fondo o con la quotazione in borsa. Noi speriamo che sia possibile arrivare al 2018-2019 ad essere maturi per l'ingresso in borsa. Yeah.
Sono i colori del Mediterraneo a dare linfa a questo gruppo di abbigliamento. Fu una scommessa che si è rivelata vincente mentre altri guardavano al grigio, al nero, al marrone, senza osare più di tanto. Noi cerchiamo di dare il nostro messaggio attraverso quello che è il colore e il calore. Il colore inteso appunto non in quei colori basici, un po' colori che sono quelli un po' istituzionali, ma attraverso un messaggio che vuole essere di allegria, di, come dire, di filosofia di vita, la filosofia di vita del bacino mediterraneo, dell'ambito mediterraneo, dove il modo di il divertirsi, il saper interpretare dei momenti più giocosi della vita si esprime attraverso anche l'abbigliamento. Il gruppo è oggi controllato dalla famiglia Menniti Montefusco e per il 30% dal fondo Clessidra. Quattro fratelli che come fossero dei moschettieri sono tutti per uno, uno per tutti. Se stiamo insieme siamo una forza, perché non è uno più uno più uno più uno fa quattro, ma quell'uno più uno può fare anche 40.